Oh, ho giusto altri 3 minuti. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Eccoci a una nuova puntata di 3 minuti di fotovoltaico. Oggi parliamo del cambio in testazione di un impianto fotovoltaico, nello specifico del cambio quando c'è la vendita dell'immobile. In questo periodo non so per quale motivo ne stanno capitando tante di pratiche di voltura e proviamo in 3 minuti a dare qualche indicazione per non trovarsi impreparati poi al momento di fare la pratica effettiva di cambio in testazione. Quindi timer alla mano, 35 minuti, no, 3 minuti, pronti, via! Partiamo dalla base, cioè quando vendete un immobile con l'impianto fotovoltaico sopra o quando acquistate, deve essere fatta la voltura dell'impianto fotovoltaico, oltre a tutto il resto, ovviamente. Cosa è importante ricordare quando dovete fare la voltura dell'impianto? Comunque, ancora prima, quando dovete fare l'acquisto dell'immobile. Un dettaglio molto importante che molti si dimenticano, ma che poi crea un po' di problemi, soprattutto con il GSE, è il fatto di dimenticarsi di inserire nel rogito la parte relativa al fotovoltaico. Nell'atto di vendita dell'immobile, infatti, deve essere espressamente citato l'impianto fotovoltaico e deve essere appunto scritto che viene ceduto all'acquirente insieme a tutte le convenzioni ad esso collegate. Molto meglio ancora se nel rogito inserite anche i codici delle convenzioni che sono legate a quell'impianto fotovoltaico. Quindi andate a prendere il vostro contratto con il GSE per l'incentivo, se avete l'incentivo, per lo scambio sul posto, se avete lo scambio sul posto, e fate inserire al notaio anche il codice della convenzione SSP o della convenzione FTUSR, insomma quella per la tariffa incentivante. Se non viene esplicitato nel rogito che è compreso anche l'impianto fotovoltaico, si rischia di dover fare un atto integrativo e quindi appunto dover ritornare al notaio e pagarlo semplicemente. A parte questo piccolo ma importantissimo dettaglio, cos'altro ci serve per fare la voltura di un impianto? Ci servono innanzitutto le credenziali di accesso del cedente, cioè di chi vende l'impianto. Credenziali che dovrebbe avere tra i documenti dell'impianto per i portali e distribuzione, GSE e Terna. Quelle di e-distribuzione possono anche non esserci, può anche non darvele, ma quelle di GSE e Terna sono essenziali al tecnico che seguirà la voltura del vostro impianto per poter fare appunto la richiesta, perché la richiesta di voltura di un impianto fotovoltaico parte dal profilo del cedente. Quindi non potete fare come quando si fa la voltura della fornitura, che il subentrante chiede il cambio in testazione. Tutta la pratica si svolge sul profilo del cedente, quindi è abbastanza essenziale avere la collaborazione appunto di chi vi vende l'impianto per poter gestire la voltura. Ultima accortezza da avere è di intestare la fornitura di energia elettrica a cui è collegato l'impianto fotovoltaico alla stessa persona a cui vorrete intestare l'impianto. Quindi se volete intestare l'impianto a voi, a vostro figlio, a vostra moglie, non intestate la bolletta a un'altra persona. Questo sempre per il discorso che è molto più facile gestire un impianto in cui c'è coerenza di intestazioni tra fotovoltaico e fornitura. Diversamente si ricade in quei meccanismi tipo sistemi efficienti di utenza che possono non avere coincidenza di intestazione tra produttore e consumatore, però è una complicazione che su impianti domestici non ha nessun senso. Quando avete tutto, quando avete il rogito con espressamente citato l'impianto fotovoltaico e la bolletta della fornitura già con l'intestazione corretta, potete procedere con la pratica di cambio intestazione del fotovoltaico. Le tempistiche, vi ricordo, non sono delle migliori, nel senso che comunque almeno un paio di mesi tra una cosa e l'altra, tra una integrazione e l'altra, vanno via per queste pratiche, anche perché non sono pratiche tra virgolette prioritarie né per il GSE né per la distribuzione né per Terna. Se posso darvi un consiglio, per quanto sia un consiglio di parte, vi suggerisco di affidarvi a un tecnico per gestire la voltura. Perché? Perché come quasi tutte le pratiche legate agli impianti fotovoltaici, non è così semplice gestirla, nel senso che c'è da intrattenere rapporti con e distribuzione, Terna,
e GSE e si rischia di incartarsi per qualche mese, un anno, e ritrovarsi con delle discrepanze di intestazione. Magari avete fatto la voltura sul GSE e non l'avete fatta su Tern, o non risulta in distribuzione, quindi dopo si vanno a creare dei problemi. Bene, è ampiamente scaduto il tempo, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete appena acquistato un immobile col fotovoltaico, se l'avete venduto, se avete avuto dei problemi con la voltura, eccetera eccetera eccetera. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale, potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella, così riceverete le notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Sotto in descrizione, come al solito, trovate i moduli di contatto per clienti, installatori e chi è interessato a seguire il corso sulle pratiche di connessione, nonché tutti i miei canali social e la testatura che uso nei video. Io a questo punto vi ringrazio come al solito dell'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da AndreaPiccinelli.net.